l'avete visto, io ringrazio con noi il vice ministro Pierpaolo Sileri perché lui ha il dono della chiarezza e della sintesi. Adesso con chiarezza e sintesi ci aiuta a capire perché c'è una gran discussione, una gran confusione nelle famiglie. Allora, quello che abbiamo visto, la nota della Presidenza del Consiglio, era prima della cosiddetta fase 2 che dovrebbe cominciare dal 4 maggio. Dal 4 maggio si può andare a passeggiare in riva al mare, sì o no? Si può passeggiare per chi abita al mare, può fare anche il bagno. È chiaro che poi potrà esserci una variabilità, ovviamente, perché come ben sa le regioni possono essere più restrittive, anche se io consiglio, le dico in realtà, di non esserlo, per proprio eliminare questa difformità e questa poca chiarezza. Anzi, serve più chiarezza. Perfetto, allora cerchiamo di fare chiarezza. Noi abbiamo riassunto in cartelli molto schematici, ma lei mi aiuterà a capire. Il primo cartello, vai Donato. Allora, parenti, sì, si può spostare per andare a trovare parenti e fidanzati stabili. No, sì, spostamenti all'interno delle regioni, non si possono, però questo il Premier Conte è stato chiarissimo, fare feste di famiglia, no spostamenti fuori regione. Abbiamo scherzato molto, anche noi si è scherzato moltissimo sui social. Come si fa a stabilire qual è il grado di parentela? Un cugino di secondo grado lo posso andare a trovare? Lo zio lo posso andare a trovare? E soprattutto, chi stabilisce quando un rapporto con una fidanzata è stabile o no? Non lo sappiamo spesso, nessuno lo sa, è una cosa molto difficile da capire. E questo è molto difficile, quindi adesso lei mette proprio il dito nella piaga, nel senso che io sono... Il mio mestiere, viceministro. Lo so, cosa le devo dire? Io ho una moglie stabile e la fidanzata stabile non ce l'ho mai avuta. Anch'io, non avrei mai. Ogni fidanzata è stata sempre pro tempore, altrimenti non sarebbero state tutte mie mogli. Allora, è chiaro che si tratta di dover mettere un perimetro, o un perimetro che secondo me è giusto perché serve più cautela, e vedrà che fra 2 settimane... E diciamo, andando avanti nel mese di maggio, tutto questo verrà ulteriormente allentato, e secondo me anche l'autocertificazione, perché capisce che ora serve, ma anche andare in tasca un pezzo di carta che dice ogni volta dove devi spostarti. Io credo che fra 2 o 3 settimane tutto questo non servirà più. Lei mi sta dicendo che questo è stato dato per non dare il segnale di liberi tutti, insomma. Esatto, non è un liberi tutti, cioè quello che dobbiamo dare è diciamo, la certezza che si ritornerà gradualmente a una certa normalità di convivenza con il virus, ma va fatto per gradi, soprattutto nelle prime settimane. Ha visto in Germania, ha visto in Francia cosa accade, riaprendo si fa sempre un passo indietro, quindi attenzione. Torneremo alla nostra normalità. Quello che però io invito anche il comitato tecnico scientifico a fare chiarezza, dicendo quello che può essere fatto e non può essere fatto. È come quando tu devi spiegare un intervento chirurgico a un tuo paziente. Ecco, adesso al paziente Italia dobbiamo dire: allora guarda, serve questo, attraverso questo otterremo questo, i rischi sono questi, i vantaggi saranno questi. Ma se non lo spieghiamo meglio, si crea confusione. Perfetto, quindi il mio invito, allora... e abbiamo sbagliato probabilmente a non spiegarlo così bene. Questa è una dimensione importante, grazie vice ministro, perché insomma va incontro un po' a un senso di segnalazioni che sono arrivati, ma lei ci sta aiutando a fare chiarezza, io la ringrazio. Allora, secondo cartello, l'ha già detto prima, passeggiate anche lontano da casa, corse, nuotate al mare, sì, no, passeggiate con altre persone. Ecco, il punto discusso, perché è sparito dal decreto, non abbiamo più trovato riferimento, seconde case è no. Cioè, se io ho la seconda casa in regione, non ci posso andare? Tranne in Veneto, allora, dove hanno fatto un'ordinanza speciale. Allora, questo all'inizio sicuramente no, però le spiego anche la ragione di questo. Capisce, se tutti si spostano nelle seconde case e si fermano nelle seconde case, immagini una casa in campagna di un paese di 1000 abitanti che ha il suo medico di base e ha la sua rete territoriale sanitaria. Allora immagini che tante persone si spostano in un paesino di 1000 che diventa di 6000 perché tutti si sono spostati lì. Capisce che va riorganizzata tutta la rete sanitaria, ma anche quella che è la rete del controllo del territorio. Quindi ancora è precoce, questo viene fatto per sicurezza. Però è pur vero che andando avanti le seconde case, soprattutto nel periodo estivo, potranno e dovranno essere usate, perché capisce bene che è molto meglio spendere del tempo in campagna, lontano dalla città,
che tanto anche lì stai distante, utilizzi gli stessi meccanismi di protezione e quant'altro, che stare Perfetto. in città dove magari il rischio di contagio è maggiore perché ci sono più persone. E perfetto, veniamo all'attività, anche qui se ne è discusso molto. Attività, cibo da asporto, cantieri e commercio, sì, dal 4 marzo, mentre bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti e negozi al dettaglio, no, dal 4 marzo e addirittura appunto dal maggio, scusa, da maggio. E quindi addirittura bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti rimandati a giugno si stanno, l'abbiamo visto anche qua, molto lamentando. E dicono, ma non si potrebbe, per esempio, i parrucchieri estetisti non si potevano trovare condizioni di sicurezza in cui lavorare per poter aprire un po' prima? L'elenco che il dottor Giordano lei mi ha appena fatto ha un'estrema variabilità nel settore, veda i bar, veda i pub, veda i ristoranti. Capisce che è differente un ristorante che ha i tavoli fuori, da un ristorante che ha i tavoli sulla spiaggia, da un ristorante che ha i tavoli al chiuso, in ambienti chiusi, magari con aria condizionata, e lì c'è anche il rischio che possa essere ulteriormente trasmesso il virus, almeno un rischio, non è detto che poi sia Ma confermato. questa Idem. variabilità chi la stabilisce? Come faccio io a saperlo? Io avevo preso, per esempio, uno che ha 70 tavoli fuori, quindi quello può riaprire con i tavoli. No, vanno stabilite, per questo che serve ancora più chiarezza, quelle che sono le regole di ingaggio, quindi la distanza minima, il raggio intorno alla persona minimo, l'utilizzo o meno di mascherine, diciamo, all'interno del locale, chiaramente sempre, fuori dal locale, se si è distanti, molto distanti, le mascherine non servono, però vede, per esempio, estetista e parrucchieri sono quelli che possono avere più problemi perché c'è proprio una vicinanza fra le persone. Questa vicinanza, peraltro, è anche duratura. Quindi attenzione, perché noi non possiamo ragionare a compartimenti stagni, perché c'è la Benissimo. distanza, c'è la mascherina e quant'altro. Un Quelle sono purtroppo le attività un po' più po' complesse, più ma che complicato. ripartiranno sicuramente. Andiamo avanti. Un altro punto molto discusso. Funerali sì, ma solo con 15 persone. Anche questo ha creato un po' di polemiche, ma soprattutto messe no. Ora si parla di una marcia indietro, di una possibilità di messe dall'11 maggio, ma solo all'aperto. Me lo conferma? È una possibilità, però, ripeto, è una possibilità, si sta discutendo, quindi io non parlo di possibilità, ma parlo di cose concrete. La messa, purtroppo, diciamo, ha all'interno delle occasioni di contagio, veda l'Eucaristia. È chiaro che si tratta di, voglio dire, se parliamo ad esempio dei carabinieri che sono entrati qualche giorno fa Sì. all'interno, ecco, quello secondo me si chiama buonsenso che manca, Ne e quindi parleremo tra lì. poco, mi ha fatto Ora, arrabbiare i molto questo. funerali invece, dottor Giordano, è un po' diverso perché al di là del povero defunto che ovviamente è all'interno del feretro e quindi non c'è possibilità di contagio perché è chiuso, c'è però intorno, c'è la famiglia, poi magari è deceduto per Covid, è ancora più rischioso, non è deceduto per Covid ma non lo sai perché non ha fatto il tampone, e poi ci sono gli operatori che sono a rischio perché gli operatori che diciamo gestiscono tutto ciò che è l'onoranza funebre girano per gli ospedali, loro sono a rischio. Quindi i funerali, poi c'è una certa affettività, sono fondamentali, io credo che debbano essere fatti, ma con delle regole, Con le perché regole. E servono per quindi passare il lutto. 15 nasce da questo motivo che ci ha spiegato, anche se fa un po' impressione perché i funerali con solo 15 persone impressiona. Le future aperture, abbiamo detto, dal 18 maggio negozi, musei, mostre, biblioteche, dal 1 giugno bar, ristoranti, estetisti, parrucchieri, restano invece chiusi per il momento cinema, teatri, sale da concerto. Per l'ultimo proprio non se ne parla, giusto, Vice Ministro? No, non è vero che non se ne parla, sono stati temporaneamente accantonati perché lì è maggiore il rischio, temporaneamente per capire cosa accadrà nelle prossime 2 o 3 settimane. Se tutto andrà bene, come è auspicabile, e quindi non vi saranno riprese importanti di contagio o non vi saranno riprese, è chiaro che faremo un ulteriore passo avanti importante. L'ultimo cartello, mascherine, quando sono obbligatorie? Mi dico se ho capito bene. Sempre sugli autobus, tram, treni e metropolitane, sempre se si va a trovare i parenti, dove non sono garantite le distanze di sicurezza e appunto ai funerali. È esattamente così, la mascherina è una difesa per gli altri e per se stessi nel caso che qualcun altro, diciamo, sia infetto, ma è più che altro per difendere gli altri nel caso che tu sia positivo, e quindi ovviamente tutto l'elenco che lei ha fatto è perfetto. Le faccio una domanda difficile, mi dia una risposta breve.
Tamponi e le app, cioè, anzi no, scusi, le app e i test sierologici. Si è parlato molto negli ultimi giorni. Ci vogliono le app, ci vogliono i test sierologici. So che anche lei, peraltro, si è battuto molto su questi test. E poi però si aspettavano che fossero determinanti per la riapertura del 4 maggio. Invece sono spariti. Essere determinanti per la riapertura, innanzi per due ordini di ragioni. La prima è che ovviamente per essere per la riapertura dovresti avere la certezza che, non so, i 2/3 della popolazione italiana si sia infettata e quindi dici ok, abbiamo una sorta di immunità di gregge. La seconda è che proprio l'immunità di gregge non sappiamo nemmeno se esiste, nel senso te lo sei preso, hai gli anticorpi, quanto durano questi anticorpi? Non lo sappiamo. Quindi anche se tu volessi pensare a una ipotetica patente di immunità, non è detto che tu abbia l'immunità, sicuramente è una sicurezza in più, ma non può essere Quindi quei duratura, non lo test sappiamo. sierologici che abbiamo comprato, Sono 150.000, utilissimi, serviranno in futuro, ma per servono. adesso non ci servono. No, servono anche adesso, servono per screenare la popolazione. Lei immagini quanta gente è stata a casa con qualcuno che ha avuto il tampone positivo, che ha avuto i sintomi, non ha fatto il tampone, o quanti operatori non sappiamo se hanno avuto il virus o no, serve per fare uno screening. Innanzitutto ci dà anche un dato della popolazione. Coloro che poi, una volta fatto lo screening, risultano positivi, possono e devono fare un tampone per capire se hanno il virus in sé. Secondo me il numero di contagi ancora è molto più alto rispetto a C'è quelli che osserviamo ogni giorno. Quindi se molti oggi di abbiamo più. avuto 2.000 Sì. pazienti, 2.000 soggetti positivi, quel numero sarà sicuramente superiore e questo ci può aiutare il test sierologico anche per tracciare ulteriormente a chi andare a fare il tampone. L'ultimissima, è stato bravo fino alla fine, adesso mi è scivolato un po' sulla velocità sull'ultima, ma quindi sulla Perdoni. penultima, sull'ultima mi sarà rapidissimo, anche se questo è un tema complicato. Molte famiglie stanno dicendo, va bene, un po' di persone ritorneranno a lavorare dal 4 maggio. I bambini, anche Mattarella, il presidente Mattarella ha detto le scuole chiuse sono una ferita aperta, c'è anche un problema pratico dove mettere i bambini, lì al di là dei bonus, degli incentivi per i congedi, una soluzione per aprire centri estivi in sicurezza c'è o non c'è? È una soluzione alla quale si sta lavorando, coglie anche me, mia moglie tornerà al lavoro il 6, il 5 quando è, e abbiamo un bambino piccolo e a maggior ragione confideremo al momento nei nonni, perché anche trovare una babysitter in questo momento è quasi impossibile. Quindi molti si troveranno nella mia stessa Però situazione, si quindi sta. saranno necessarie linee. Ci si sta pensando in maniera seria e importante che non si può tornare al lavoro se i genitori devono anche tenere il figlio a casa e non trovi nessuno. È quello che Quindi, ci hanno raccontato, grazie al vice ministro Sileri. a lei.